fiducia dei consumatori italiani cala al minimo di oltre 3 anni. A settembre le misure di austerità, la crisi del debito fanno temere che l'economia possa scivolare in recessione. I responsabili delle finanze mondiali chiedono maggiori sforzi per risolvere i problemi del debito europeo, mentre il cancelliere tedesco Angela Merkel invita ad aumentare la protezione intorno alla Grecia. Collegamento internet da Milano, c'è Vanni Lucchelli, consulente indipendente e socio di compagnia fiduciaria Lombarda. Ciao Vanni. Ciao Luciano, ben ritrovato. Allora, iniziamo parlando d'Italia. La fiducia dei consumatori italiani cala a 98,5, è il livello più basso dal luglio del 2008. Ad agosto era 103, 100,3, lo dice l'Istat a Roma. Ed il dato è anche in linea con le aspettative degli economisti. Gli italiani stanno di diventando meno fiduciosi con quello che sta accadendo nel paese. Questo è il punto. Ma credo che sia un processo che è iniziato ancora parecchio tempo fa. L'Italia, purtroppo in Italia i consumi sono sempre stati abbastanza sotto i livelli auspicabili per via del fatto che ovviamente l'economia italiana, su cui grava un debito pubblico non indifferente, ha risentito particolarmente del rallentamento dovuto alla crisi del 2007-2008 e adesso ancora maggior ragione del rallentamento anche della Germania, che pure aveva avuto una crescita, e la Germania essendo un partner commerciale importante per l'Italia, avendo avuto una crescita rilevante anche nel primo trimestre, nel primo e forse anche nel secondo trimestre di quest'anno, aveva contribuito a comunque mantenere a galla l'economia italiana. Ora, gli effetti della situazione dei mercati finanziari e della pressione sull'Italia, gli effetti della manovra con l'incremento dell'IVA, eccetera, eccetera, probabilmente con la necessità di una nuova manovra che vedrà rimesse in discussione ancora le pensioni, credo che questo sia argomento che giustifica il comportamento ragionevole degli italiani. Il governo di Silvio Berlusconi fino ad ora ha passato appunto due pacchetti di austerità che insieme si aggirano intorno ai 100 miliardi di euro. Il piano include una leva sulle entrate superiori alle 300 mila euro e l'aumento dell'1% dell'IVA. Le misure appunto sono state adottate per cercare di arginare l'aumento del costo dei finanziamenti dovuto al contagio della crisi del debito europeo. Però queste misure potrebbero erodere appunto la spesa dei consumatori e contenere la crescita. Questo è quanto ha dichiarato la Confcommercio il 18 di settembre. Vogliamo aggiungere che i pacchetti di austerità comprendono anche il congelamento degli stipendi dei dipendenti pubblici, un aumento, una velocizzazione del processo di aumento dell'età di pensionamento e una riduzione dei fondi agli enti locali che, tra parentesi, ha portato a una riduzione della valutazione degli enti locali da parte di Standard & Poor's. Credo che la descrizione che tu ne hai dato sia perfetta. Effettivamente il rischio che questo genere di manovra, probabilmente ne sarà necessaria un'altra più avanti, abbiano una ricaduta sulla crescita è effettivamente molto, molto palpabile. Credo che sia stato necessario comunque un intervento drastico, anche se i tempi di attuazione, di implementazione non sono stati più diciamo, in sintonia con quanto i mercati sembravano volere, e in effetti abbiamo avuto un protrarsi poi della situazione di crisi del debito pubblico italiano. Detto questo, adesso è necessario agire anche sul denominatore del famoso rapporto debito pubblico-PIL, quindi credo che misure per la crescita vadano considerate, si comincia a parlarne in Italia, come al solito quando si comincia a parlarne si prende molto alla lontana, per cui probabilmente i tempi di implementazione saranno lunghi, anche perché la persistente debolezza politica
dell'attuale fase della legislatura impedirà probabilmente di avere in tempi brevi una proposta o quantomeno un pacchetto da valutare. Quindi credo che i tempi saranno ancora lunghi e che si passerà attraverso un travaglio politico non indifferente. Tempi lunghi e appunto dati economici che puntano al ribasso. Vorrei proporvene qualcuno tra gli ultimi. Allora, le vendite al dettaglio, per appunto, sono diminuite a luglio per il terzo mese consecutivo, meno 2,4% dall'anno precedente, lo dice l'Istat il 23 di settembre. Il tasso di disoccupazione in Italia rimane invariato all'8% nel mese di luglio. Le misure di riduzione del deficit adottate dal governo non hanno fermato la Standard & Poor's dal peggiorare la valutazione sulla capacità creditizia del paese per la prima volta negli ultimi 5 anni il 19 di settembre. La settimana prima Moody's Investor Service aveva detto di aver mantenuto la valutazione sulla fidabilità creditizia dell'Italia sotto revisione per un possibile peggioramento. E un'ultima nota sulla crescita. Il Fondo Monetario Internazionale la settimana scorsa ha ridotto le previsioni per la crescita italiana per l'anno in corso e per il prossimo. Il 22 di settembre anche il governo ha rivisto al ribasso le stime di crescita, dicendo che la terza economia della zona euro, appunto l'Italia, crescerà dello 0,7% nel 2011 invece dell'1,1% previsto in precedenza e dello 0,6% nel 2012 invece dell'1,3% previsto in precedenza. Dunque il governo dice 0,7% e 0,6% quest'anno e il prossimo, il Fondo Monetario Internazionale dice 0,6% quest'anno e 0,3% il prossimo, ancora peggio e se posso dire, Vanni, è anche un po' deprimente il fatto che siamo a uno 0, qualcosina, insomma, e che lì rimaniamo se va bene. Certo, beh, qui abbiamo cominciato già tempo fa a pagare il dazio sulla spesa allegra di decenni fa e adesso ovviamente le revisioni al ribasso sono, devo dire, che sono in linea comunque con l'andamento della congiuntura internazionale. Le revisioni al ribasso hanno interessato anche la Germania, hanno interessato la Francia, la Spagna, hanno interessato gli Stati Uniti, hanno interessato anche i paesi emergenti addirittura, anche se lì ovviamente si parla di livelli ben diversi da quelli italiani. Certamente il problema italiano è molto più sensibile perché ci troviamo in una situazione di crescita asfittica da ormai un lungo periodo, per cui il punto sarebbe di prendere adesso il toro per le corna e trovare e cercare una soluzione anche a questa diciamo, cronica incapacità di reggere il passo quando le cose vanno bene. Quindi credo che purtroppo non siamo in grado di farlo perché la situazione politica, come vediamo tutti i giorni, tutti i momenti, è decisamente poco favorevole a prese di posizione forti e decise in una direzione o nell'altra. Credo che attualmente l'attuale maggioranza non abbia le condizioni, non abbia la forza per proporre comunque qualche cosa di credibile. Quindi purtroppo paghiamo questo, ovviamente il Fondo Monetario lavora sulla situazione attuale. Certamente se l'Italia potesse esprimere un governo in grado di portare qualche proposta positiva sulla crescita, ecco che allora lo 0,3 dell'anno prossimo potrebbe crescere leggermente, diventare qualcosina di più, no? Per il momento mi sembra che siamo ancora in quell'area di disastro di cui ha parlato Geithner anche questo weekend al G20. Quindi è necessario che il governo italiano, così come i suoi partner europei, comincino ad agire e a comunque a
comincino a riflettere su qualche cosa che vada implementato in tempi brevi, perché i mercati non stanno ad aspettare i tempi storici della politica, hanno bisogno di risposte e di risposte veloci. Tu non credi che ci sia un elemento utopistico nell'attendersi che il governo italiano possa effettivamente varare, diciamo, andare nella giusta direzione, come si pensa a dire? Giovanni Giolitti disse che governare gli italiani non è difficile, ma è impossibile, no? E soprattutto inutile. Quindi credo che il governo italiano, i governi italiani sono sempre dimostrati in grado di reagire nelle fasi di estrema difficoltà. Ricordo la situazione nel 1992, che abbiamo già citato in altre occasioni, quando i mercati spinsero il governo di allora, presieduto da Amato, a varare in tempi rapidissimi una manovra proprio lacrime e sangue, che però ebbe la fortuna di ripristinare la confidenza negli investitori, soprattutto istituzionali, e quindi nel far ripartire, quindi nel far scendere il costo del debito pubblico italiano e nell'assicurare all'Italia la possibilità di collocare il suo debito presso gli investitori istituzionali. Ora, in questa situazione non credo francamente che l'attuale maggioranza sia in grado di avere un colpo di coda, una reazione di quel genere, però mi aspetto che comunque il paese, messo alle strette, possa mostrare un rigurgito di orgoglio e tirarci fuori dalla fitte secche. Pensavo dicessi mostrare un rigurgito d'orgoglio e riuscire finalmente a sbarazzarsi della classe politica, perché certo il governo attuale evidentemente non è all'altezza, ma c'è poi da un grosso punto interrogativo, anche nel caso, no, che il governo fosse cambiato con un altro, ma con la stessa, diciamo, no, attenzione, insomma, della politica italiana. In ogni caso, parlavi di Timothy Geithner, il ministro dell'economia americano, ha detto all'incontro annuale del Fondo Monetario Internazionale che facciamo in fretta a risolvere la crisi greca, perché altrimenti ci troveremo di fronte a una serie di insolvenze a cascata, a fallimenti delle banche e a un rischio che ha definito catastrofico. Il governatore della Banca Centrale Canadese, Mark Carney, ha detto di stimare una necessità in soldi per l'Europa di 1.000 miliardi di euro. Rapidamente una battuta su questo, poi il terzo intervento, che è quello sul quale invece vorrei passare più tempo. Sì, rapidissimamente, Geithner la sa lunga in termini di fallimenti a cascata, visto che ha vissuto come governatore della Banca Centrale della Fed di New York la fase di fallimento della Lehman. Credo che abbia perfettamente ragione, anche solo un fallimento non controllato un default non controllato della Grecia avrebbe delle ripercussioni importantissime sul sistema bancario, non soltanto europeo ma anche mondiale, perché la panna montata dei derivati di CDS sulla Grecia è ovviamente esponenziale rispetto al debito pubblico greco, quindi credo che la ricaduta sarebbe importante. I 1.000 miliardi adesso io non sono in grado di quantificarli, ma mi sembra una cifra che possa essere ragionevole. Il Fondo Monetario ha parlato di 300 miliardi, il governatore, e addirittura al G20 si è parlato di un piano che potrebbe, cioè perlomeno ipotizzato, un piano che potrebbe arrivare fino a 3.000 miliardi, di cui 2.000 per la cintura di salvaggio intorno alle banche intorno alla Grecia e 1.000 per la crescita. Comunque è ancora molto presto per fare delle valutazioni su queste considerazioni, quindi aspetterei di avere dettagli maggiori. Sì, intanto abbiamo visto i due maggiori quotidiani italiani, Repubblica per primo, ma a seguire subito anche il Corriere della Sera, che fanno grandi titoli su questo piano famelico da 3.000 miliardi, di che non si sa, immaginiamo di euro, ma insomma da 3.000 miliardi per salvare l'Europa. Sono gli unici giornali nel mondo, credo, a scrivere una cosa del genere. L'hanno ripresa
da un giornale britannico, il Sunday Telegraph, che non ci aveva fatto un titolo a 27 colonne, ma aveva lasciato un piccolo link alla possibilità che appunto dal Fondo Monetario venisse fuori una cosa del genere, ma nessun'altra, né agenzia né quotidiano, fa addirittura la cifra 3.000 miliardi. Appunto il governatore della Banca del Canada parla di 1.000. Tu dicevi poche centinaia, e invece insomma Repubblica e il Corriere sono molto più generosi, naturalmente un 3.000 miliardi, che poi non si sa da dove vengono, dove vanno, cosa fanno, ma insomma anche questo, Vanni, è anche questo il modo di essere italiani, con questo tipo di informazione, con queste sparate che arrivano dai giornali. Tu che ne pensi di Sì, queste cose? purtroppo credo che tu abbia perfettamente ragione. La ricerca della sensazione credo che sia lo scopo principe dei titolisti e dei giornali italiani. Però devo dire che in questo caso 3.000 miliardi era menzionato anche come numero, no? Addirittura parlava di several trillions euro il Wall Street Journal questa mattina. Ed erano, probabilmente se ne è parlato, probabilmente deriva da qualche rumor sugli incontri a porte chiuse che ci sono stati a Washington in sede del G20. Ma detto questo, il numero fa sensazione, però il problema è come si viene E implementato, da dove quali arrivano poi? sono. Da dove arrivano questi 3.000 miliardi? Ma Ma credo se li dovrebbe. stampiamo? Quello sicuramente qualcuno li stamperà. No, Cerchiamo di vedere le possibilità di questa cosa. Lasciamo perdere i 3.000 miliardi, no, eccetera, eccetera. Vedremo quanti saranno i miliardi. Ma cerchiamo di capire meglio da dove può venire una tale possibilità, da quello che ha detto il cancelliere tedesco Angela Merkel, che commentando appunto insieme ai leaders della zona euro ha detto bisognerebbe reggere quella che ha definito una firewall, dunque una parete di protezione intorno alla Grecia, e questo riferimento appunto a una parete, bisogna schermare la Grecia, insomma difendere, alzare un fortino finanziario intorno alla Grecia, ha fatto. Diciamo, ha dato il via alle speculazioni sulla possibilità della realizzazione di un TARP europeo. Il TARP è il TARP, è il Troubled Asset Relief Program che gli Stati Uniti d'America hanno messo in atto nel 2008. Principalmente per cercare di risolvere, per alleviare la crisi del debito, il nome stesso che hanno scelto, no? È programma per il sollievo degli attivi a rischio. Un programma appunto del governo degli Stati Uniti è stato firmato dal presidente Bush il 3 ottobre del 2008 e appunto era indirizzato a risolvere la crisi dei subprime mortgages, no? Dei mutui di primo livello. Originariamente si stimava che i contribuenti americani dovevano pagare circa 300 miliardi di dollari nel programma, nel TARP, poi invece il Congressional Budget Office, il CBO americano, ha stimato che il costo totale dell'operazione sarebbe stato intorno ai 25 miliardi di dollari. Prima erano 300 miliardi, 25 miliardi dice il CBO, mentre il segretario del Tesoro, ministro dell'economia americano Timothy Gardner, dice che il costo finale sarà ancora più basso. Dunque, prima di tutto anche la modesta euforia dei mercati, che certo, avendo perso molto la scorsa settimana, avevano motivi. Stavano alla ricerca dei motivi per riguadagnare, per riprendere qualche posizione e magari risollevare un po' i prezzi dei titoli. Ma fondamentalmente la speranza, le speculazioni sulla possibilità di questo TARP che hanno forse, no, causato anche le conclusioni troppo avventate che vediamo sui giornali italiani. Ma Che dici? credo di sì, credo che sia soprattutto il fatto che comunque è vero, sono uscite soltanto notizie un po' fumose dal G20 e nulla di concreto, però l'indicazione comunque sembra esserci un forte commitment da parte di tutti i partecipanti al G20 per risolvere la situazione che, come ha detto Geithner, potrebbe innescare un processo, tra virgolette, irreversibile sull'economia mondiale. Quindi
potrebbe avere ripercussioni anche sull'economia dei paesi che noi ora ancora chiamiamo emergenti. Detto questo, credo che le reazioni dei mercati adesso siano dovute a semplici ricoperture, a semplici riposizionamenti degli investitori, ma ancora manca completamente il catalizzatore per eventualmente un recupero di valore dei mercati. Credo che tu hai giustamente menzionato il modello TARP, credo che se ne sia parlato a Washington, Geithner lo conosce bene perché, come abbiamo ricordato prima, all'epoca è stato uno dei promotori dell'iniziativa. Credo che di questo si stia parlando, però penso che possa esistere anche un'altra lettura a proposito della Grecia, a proposito dell'affermazione della Merkel. Cioè creare un salvagente intorno alla Grecia non vuol dire non far default alla Grecia sul suo debito pubblico, ma far sì che eventualmente questo abbia un impatto molto acutito rispetto a quello che avrebbe senza sui bilanci delle banche non soltanto europee ma anche americane e anche mondiali. Quindi credo che quello che è allo studio sia sì una ricapitalizzazione delle banche, ma ci sia anche qualcos'altro, ci sia anche qualche cosa che riguarda un commitment per finanziare progetti di crescita che non riguardano necessariamente solo l'Europa, ma riguardano anche altri paesi. Ricordiamo che comunque il problema della crescita sta interessando le economie di tutto il mondo, per cui i consumi anche negli Stati Uniti non sono particolarmente vivaci, quindi credo che quello di cui si è eventualmente parlato a Washington riguardi anche la crescita al di fuori dell'Europa. Certamente in questo momento l'Europa è il tassello debole, è il tassello senza la sistemazione del quale è impossibile pensare ad un progetto di crescita. Quindi credo che l'attenzione sia piuttosto su questo punto, e credo che i numeri siano poco importanti a questo punto, quanto piuttosto sia importante la struttura del progetto e soprattutto i tempi di implementazione. Credo che i mercati si aspettino di vedere in tempi rapidi qualche cosa e di vedere poi i tempi di implementazione indicati quantomeno e poi perseguiti con costanza e soprattutto con assiduità. Fondamentalmente dunque dal Fondo Monetario Internazionale, dalla riunione, non esce niente di concreto ancora una volta, appunto speculazioni sulla possibilità che si vada verso un piano di tipo americano, TARP, appunto per assorbire, perlomeno per dare un aiuto al sistema bancario, ma c'è ancora un altro aspetto al quale vorrei passare prima di chiudere, ed è quello dell'EFSF, dello European Financial Stability Facility, il piano cosiddetto salva stati europeo, che questo potrebbe essere, diciamo, un traguardo più raggiungibile, ai contorni, diciamo, più delineati, la realizzazione è già stata fatta ovviamente, ma l'implementazione del piano, insomma più soldi dentro questo fondo europeo che potenzialmente potrebbe poi un domani soccorrere la BCE nell'acquisto di obbligazioni dei paesi più esposti alla crisi come quello italiano. Anche in questo caso si tratta di Angela Merkel, la cosa arriva dalla Germania sarebbe il primo contributore al fondo, il fondo viene fatto da una quota divisa fra tutti gli stati europei, quindi in questo caso sappiamo anche orientativamente da dove arrivano i soldi. Abbiamo bisogno dell'euro, dice la Merkel, l'euro è una cosa buona per tutta l'Europa e questa è la ragione per cui abbiamo bisogno di aumentare e di migliorare quello che invece abbiamo sbagliato, no, gli errori che abbiamo fatto, insomma dobbiamo correggere gli errori che abbiamo fatto in passato. La Merkel parla anche di rivedere i trattati europei, forse allargando o permettendo, insomma rivedendo, diciamo, le regole che regolano la disciplina dei budget nazionali, potrebbe essere una soluzione. Ma credo assolutamente di sì, che questa sia la direzione. Come l'ho letta io, la cosa, anche se è ancora difficile, perché come dicevi
le notizie sono ancora frammentarie e probabilmente sono soltanto delle indicazioni o degli spunti di riflessione. Da come l'ho letta io, il movimento dovrebbe vedere come perno appunto il fondo salva stati, la ricapitalizzazione del fondo salva stati, che quindi prenderebbe il posto della banca centrale negli interventi a favore dei paesi che ne hanno bisogno, e il fondo salva stati verrebbe autorizzato a utilizzare il suo bilancio, quindi a indebitarsi, e l'ente prestatore potrebbe essere il Fondo Monetario Internazionale, al quale i quattrini arriverebbero dai paesi del G20, quindi non soltanto dai paesi europei, ma anche dagli altri paesi. Questo è come io ho creduto di interpretare le frammentarie indicazioni che ci sono state. Detto questo, ovviamente la rivisitazione dei trattati comporterebbe, è necessaria, perché questo ruolo del fondo salva stati si accompagnerebbe anche ad un suo ruolo di ministero dell'economia europea, quindi sostanzialmente di controllore del rigore fiscale, o comunque del fatto che i singoli paesi seguono le direttive fiscali decise in comune. Quindi credo che sia un momento molto importante, e probabilmente gli spunti di riflessione che sono venuti da questo G20, se troveranno seguito, credo che possano essere molto rilevanti. Vanni Lucchelli, consulente indipendente e socio di Compagnia Fiduciaria Lombarda, in collegamento internet da Milano. Grazie mille, Vanni. Grazie a te, Luciano.